CarPoint, la più grande concessionaria Ford d'Italia, è il nuovo Ford Partner del litorale romano. Punto Cuore è il brindisi per due con le parole che non ti aspetti. Stacca l'etichetta, leggi la frase and share it. È l'orario del tè, no, del caffè. Batti il ciak, metti il reg, inizia Coffee Break. Quello riccio qual è? Damiano. Coffee Break. L'altro basso chi è? Umberto. Coffee Break. È l'orario del tè, no, del caffè. Batti il ciak, metti il reg, inizia Coffee Break. Attenzione, questo programma potrebbe causare dipendenza. Nessun essere vivente è stato maltrattato ai fini della sua realizzazione. Tenere lontano dalla portata di bambini, adulti e pensionati. No, c'avevo pure io 20 anni. Tre anni fa. Che c***o è successo poi? Mi sono vecchiato. Tutto d'imbotto, cavolo. Un tracollo. Però quando mi veniva a chiedere i soldi, a cogname, da qualche soldi, guarda che. Guarda che te sei fatto, va. Allora, a cognata a me qualche soldo, ma che c***o. No. Cognà, fammi pulire le mani, cognà. Ma lei, dai, dai, una puntina, no? Che puntina, cognà, dai. No, no. Ah, vai a pulire le mani. No, dai. Sulla maglia, tanto è una maglia del maglia. Ma che c'è? Sì. È una maglia del è una maglia del merda. Dai, fate 100 euro. Ma va, 3 euro. Dai, un attimo. Ma te ne va. Un attimo. Non fa l'amico allora se poi non. Ma che amico? Era il fidanzato di tua sorella. Quando mi veniva a chiedere i soldi. Dai, un attimo, un attimo. Insomma, un attimo, c'ho le mani sporche. Corsandalo. Mi devo pulire le mani, non me le fa pulire. C'ho le mani sporche, un attimo, oh, dai. Vabbè, dai. Se beccamo la prossima, allora. Oh, che la mano sporca. Sta a fa pulire. No, è questa, oh. Sta no, no, in bocca al todo. No, saluta lui, saluta lui, saluta lui. Saluta lui, Coffee Break! Di moda in Italia ne abbiamo viste tante, ma questa che arriva dall'Olanda è veramente assurda. Si parla di vestiti fatti con gli escrementi. Oggi proveremo a chiedere che cosa ne pensano gli italiani, ricordandoci che le cifre di questi vestiti si aggirano tra i 300 e i 500 euro, quindi anche una bella cifra. Poniamo anche a voi la domanda, vi mettereste mai un abito fatto con escrementi? Sentiamo gli altri che ne pensano. Lei se lo metterebbe mai un vestito fatto con gli escrementi di vacca? Ma qua da vacca, sì, no, no. Che la vacca in India è sacra, quindi. Quindi diciamo che gli escrementi in Africa ci hanno fatto le capanne, ci hanno fatto le protezioni, ci hanno fatto le case. Adesso diciamo per il bene ambientale, il tema della plastica è un po' passato. Ma a quel paese. No, è seria la notizia. Stanno facendo gli abiti ecologici. Ecologici, l'erba. Aspetta un attimo, le posso dare una bella notizia. Gli abiti sono solo per donne. Ah, ecco. Vabbè, lei non guarderebbe mai una donna con un vestito di cacca, scusi il termine. Come fa a non giudicarsi? È una di cacca? Si vede, Sì. Tra l'altro penso si senta dall'odore. Sì. Ah sì, pensa un po', no, lascia perdere. Ho detto lei si immagini poi di. Il profumo di gorgonzola a me, no? Qual è il profumo di gorgonzola? Quello dei piedi. Quello dei piedi, quindi, piedi. Non la conosci allora. A lei piace odorare i piedi delle donne? Feticista. No, lascia stare i piedi. L'odore di gorgonzola. Funziona quella la gorgonzola, è quella che dico io, è vero? Quella nel frigo, quindi. No. La forma di. Con la mosca sopra. No, dai. Non fate ignori. Quindi lei è una bella donna con un vestito di cacca non la guarderei. Non credo proprio di no. No, non è che la guarderei, guarderei, però. Non sa, non la tocca, ma non è che le va a fare così una carezza sulla spalla, che poi le rimane magari tutta la cacca di vacca sulla mano. Voi che cosa ne pensate? Fanno schifo. È una cosa ecosostenibile, non li fanno più in tessuto, ma fanno i vestiti da donna. Sarta. Lei è sarta. Io sono sarta. Ecco, si immagina allora, dall'Olanda arriva questo nuovo tessuto. Gira la cacca. Dall'Olanda stanno dicendo questo adesso. Fanno schifo. Se dovesse arrivare un cliente con una richiesta del genere, lei lo farebbe un vestito con gli escrementi? No. Posso dirle i prezzi? Tra i 300 e i 500 euro. Si denizzano loro. Quindi lei è contrario comunque a un vestito di. Cioè lei è una donna, una bella donna con un vestito di cacca non la guarderebbe, quindi. Certo.
farebbe proprio schifo. Madonna! È bello, screpetti, no? È brutto vestirsi con una. Chi stava scherzando, davvero, davvero. Quindi lei è contrario a. Sono contrario, sì. I screpetti va a fare. Poi, però. Sì, com'è, se questo è il trend del mondo. Che la cosa là. Esatto. Come fai oggi, come oggi, se tu fai un vestito di carta, sì, sì, logicamente ci metteranno della roba chimica che non puzza. Esatto. Dipende, perché a quel punto sarebbe utilizzare prodotti chimici. Allora chi è che comprerebbe? Cioè, secondo me non la fanno entrare al ristorante con una donna vicino a lei che puzza di cacca, scusi. Ah beh, logico. Immagini quella fiacco che sta mangiando gli spaghetti con le vongole con sta puzza di. Lo indosserebbe mai un abito fatto con questo nuovo materiale? No, mangiamo tutto, mangiamo insetti, io non indosserei. Se sapessi che è fatto con gli escrementi, no. Se invece non glielo dico, perché comunque è profumata. Dipende. Cioè, molte volte facciamo un esempio, ecco, col cibo. Lei quando va al ristorante mica sa bene cosa c'è in realtà dentro al piatto. Ma diventa tutta una merda, però. Cioè, il solo pensiero che è fatto di. Ma posso io. Scusi se glielo dico, se entra in vigore la legge è finita, cioè nel senso che l'estate bisogna indossare questi abiti per la prossima estate, quindi. Io ce n'ho tanti di abiti, indosso quelli che già ho. L'importante è che siano brutti, perché almeno cacca, abito brutto, si avvicina. E non mi compro niente, perché penso sempre che questa voglia rimane pure ai posteri. Quindi se dovessimo arrivare a questa soluzione per l'abbigliamento, lei non li comprerebbe. Niente, via. Continua ad utilizzare tutti i vestiti che già. Bravo, uno finisce abbigliato. Non esisterebbe però. L'età ce l'abbiamo, perciò. È vero che c'è la merda, ci arriva da. Sentiamo un attimo. Questa arriva dall'Olanda, questa cacca. Sentiamo un attimo un uomo che cosa. Però la importano, noi importiamo tutto. È un conto che ti metti un vestito fatto di merda. Vuole mandare un messaggio a questa designer olandese che ha fatto questi vestiti con la cacca che li vuole portare in Italia? Sì, che se la teneste proprio loro. Non ci serve la cacca, noi ce ne avevamo tanta. Non serve quella degli olandesi. Non serve quella degli olandesi, bravo. L'hai detto. CarPoint, la più grande concessionaria Ford d'Italia, è il nuovo Ford partner del litorale romano. Punto Cuore è il brindisi per due con le parole che non ti aspetti. Stacca l'etichetta, leggi la frase and share it. È l'orario del tè. No, del caffè. Batti il jack, metti il reg. Inizia Coffee Break. Quello riccio qual è? Damiano. Coffee Break. L'altro basso chi è? Umberto. Coffee Break. È l'orario del tè. No, del caffè. Batti il jack, metti il reg. Inizia Coffee Break. Attenzione, questo programma potrebbe causare dipendenza. Nessun essere vivente è stato maltrattato ai fini della sua realizzazione. Tenere lontano dalla portata di bambini, adulti e pensionati.